Siete a caccia di responsabili? Siete stanchi di questa alleanza con i 5 Stelle? Volete ritornare nell'alveo del centrodestra? Assolutamente, porteremo a compimento tutto quello che abbiamo da fare di questo contratto di governo in 5 anni. Non è vero nulla che Berlusconi vada a caccia di responsabili per creare nuove convergenze. L'ultima volta ha preso tanti quei processi per i responsabili, buon lavoro. Salvini ha nostalgia di Berlusconi? Ma non credo, Salvini ha nostalgia di Salvini. C'è un piano B che alleggia in Parlamento e non riguarda l'uscita dall'euro. Si cerca una maggioranza alternativa a quella giallo-verde già in crisi. Si va a caccia di responsabili pronti a fare da stampella ad un governo targato centrodestra. Ma c'è la fila davvero di responsabili? Sinceramente non ho idea. Io sono già stata molto responsabile. Quello che voglio fare è invece costruire un'alternativa politica a un governo di incompetenti, di schiappe che ci stanno portando a questo livello. Ma lei è pronta a sostenere un governo di centrodestra, per esempio? No, guardi, io so dove sto. Un governo alternativo del cambiamento? Sì. Quindi un governo della restaurazione praticamente sarebbe. Il gruppo 5 Stelle, ci possono essere dei responsabili che si staccano dal gruppo? Degli irresponsabili, no? Dei responsabili, questa è fanta politica. Però i mal di pancia nella Lega ci sono. Sì, si mostrano dal voto segreto. Si prendessero un malox. Le convergenze che si sono create sul suo emendamento, secondo lei, si possono creare per una maggioranza alternativa? Responsabili. Di nuovo questa parola ritorna in voga. State veramente sbagliando, noi ne siamo responsabili. Noi abbiamo votato la fiducia al Movimento 5 Stelle e continuiamo a sostenere. A parlare di maggioranza alternativa. Che la facciano. Lei non ci darà mai. Sarebbero già in corso operazioni di scouting tra i neoeletti 5 Stelle. La Lega come facevo? Un po' la tira? No, non c'è nulla appunto che ci lega. Farebbe da stampella un governo di centrodestra. Arrivederci. Si prenderebbe tutto lo stipendio. Ma quando penso ai responsabili erano i verdiniani, ma ti prego, no? C'è poi il variegato bacino del gruppo misto. Il voto non fa bene a nessuno. Lei vuole tornare al voto, non credo. No. Quando fare da stampella un governo di centrodestra? Anche perché no. Noi non cerchiamo nessuno, questo glielo posso assicurare. Però, qualora fosse, non sarebbe certamente uno scandalo. I responsabili del cambiamento, potrebbero venire fuori i responsabili del cambiamento. La maggioranza è compatta, l'abbiamo vista col voto finale, sull'anticorruzione. Si va avanti, compatti. Non ci mancherebbe altro, ce l'ho chiesto il paese. Però i responsabili comunque ci sono in caso di salvataggio. Ci sono, senza dubbio che ci sono.